Amiche e amici, buonasera, bentornati a una nuova puntata di Che Calcio Vuoi? Puntata che arriva dopo Ternana-Modena 0-0, una partita pietosa per la Ternana, senza usare tanti giri di parole, che ci regala un punto per miracolo, ma ci consegna anche l'infortunio grave a Iannarilli, che un mese e qualcosa dovrebbe stare fuori. Forse, dicevamo con Gigi Manini, buonasera, fuori onda. Buonasera. Potrebbe tornare utile per un eventuale playout. Non lo so. Buonasera anche a Gianni Giardinieri Buonasera. e Alessandro Mari, Buonasera. bentornati. E dicevo, Gigi, prima di cederti la parola con il tuo editoriale, io sintetizzerei il tutto con una partita pietosa della Ternana che doveva fare la partita della vita perché questo era un match cruciale per il proseguo del campionato, per puntare a questa salvezza che sembra ormai un miraggio. Invece siamo stati presi a pallonate per più di 90 minuti da un Modena che peraltro non è che avesse fatto chissà che nell'ultimo periodo, anzi ha fatto meno punti di noi, non mi risulta, nelle Sì. ultime 5 partite, però al nostro cospetto è parsa una squadra enorme, molto più forte, molto più organizzata, molto più tutto. Ci ha tenuto in piedi Anthony Iannarilli con delle parate clamorose. Purtroppo proprio con l'ultima si è infortunato, si è rotto due costole, insomma, quello che abbiamo letto dal comunicato. Questa assenza, unita a quella di Sgarbi, di cui poi parleremo perché ha incasinato completamente la difesa, la sua assenza, mi fa essere molto, ma molto, ma molto pessimista. Io ho fatto la mia introduzione, a te la parola per l'editoriale. Beh, allora la giornata è sicuramente negativa per la prestazione, per l'infortunio di Iannarilli. Abbiamo giocato male, abbiamo fatto pochissimo, diciamo che qualche scelta di Breda non ci ha convinto, poi magari lo vediamo. Di positivo c'è il risultato paradossalmente, perché volevamo perdere e invece abbiamo preso un punto. Sì, ma Perché insomma, sul campo forse avremmo meritato di perdere. Per una volta abbiamo forse raccolto più di quello che meritava. Beh, sai, tu dici un punto ci facciamo poco, è sempre meglio un punto in più che uno di meno, perché poi in realtà il Modena avrebbe meritato la vittoria, l'ha sfiorata anche all'ultimo minuto. Secondo me alla fine, come posso dire, l'unica cosa che posso salvare è il risultato. Per il resto, che ti devo dire, è una squadra che nel momento decisivo del campionato purtroppo non sta giocando col coltello fra i denti, ma i motivi però non li sappiamo, magari è un momento di difficoltà fisica. Magari, che ne so, ci può essere in un campionato un momento difficile, questo. parafrasando, nel post gara anche Breda mi sembra essere un po' Sì, infatti lo incartato, eh. stavo per dire, dico probabilmente anche l'allenatore in questo momento non è felicissimo nelle scelte. Non è stato felicissimo a Genova dopo l'1-1, e l'abbiamo detto, paradossalmente non è stato felicissimo al contrario stavolta, perché ha sostituito tanti giocatori troppo presto, non azzeccandole tutte le sostituzioni, secondo me. Anche nella formazione iniziale c'è qualcosa da dire, ma insomma, poi adesso gettare insomma, le colpe tutte su Breda mi pare eccessivo, anche se, ripeto, d'altronde nessun allenatore, anzi nessuno è perfetto, quindi può capitare di alcune scelte discutibili. Certo, al 65esimo 5 sostituzioni, stavolta come l'altra volta sono sembrate tardive, stavolta sono state un po' frettolose, tanto è vero che l'infortunio di Iannarilli, per dire, se non si fosse ripreso Anthony sarebbe dovuto andare in porta il nostro giocatore, rimanevamo in 10. Vabbè, comunque poi alla fine, ripeto, la partita l'hai detta tu, chi l'ha vista lo sa, che poi, se vuoi te la riassumo, il Modena ci ha avuto 5-6 palle colle clamorose, quasi tutte sventate di Iannarilli, la Ternana ci ha avuto un'occasione con Pizia, grossa, grossa, Pitia come si chiama, grossa, ci ha avuto alla fine quel tiro di Dalle Mura respinto da Raimondo, secondo me non era irresistibile il tiro, però poi ci ha avuto il dubbio calcio di rigore. Io l'avevo visto in televisione C'è perché stato i primi 20 che è minuti l'ho passato visto in ai più TV. Tu l'hai visto in inosservato. TV? Io l'ho visto. Dopo TV. sono arrivato allo stadio, ho visto che lì per lì nessuno aveva protestato dei nostri, cosa Allora, grave, cosa gravissima, gravissima non protestare lì. Dopo in TV il replay non spiegava più di invece tanto. l'abbiamo rivisto Dopo con un'altra rivisto con immagine. un'altra immagine, lascia la stessa, Però, beh, però è un contatto. un contatto, insomma. Non c'è il contatto nel senso i piedi, le cose Vabbè, c'è una che spinta netta però, il eh. Beh. VAR interviene, in questi casi il VAR difficilmente interviene, che non, chi probabilmente è passato inosservato allo stadio, ma chi l'ha visto in televisione l'ha visto bene, c'è stato un colpo di testa di Raimondo solo in mezzo all'area, completamente C'è stato sballato, anche un colpo che è di testa, stata sì. un'occasione anche quella clamorosa, che visti i replay ti chiedi come ha fatto
a sbagliare. Ecco, questa è tutta quindi la un paio di occasioni ce l'abbiamo. Però, però neanche nello specchio sono finite queste due. Sì, però c'era un calcio di rigore. Allora, perché questo, abbiamo giocato malissimo. Questo lo dici però tu. Noi, ma non solo c'era il calcio di rigore e pazienza, diciamo, non era nettissimo, no? Però c'era. Ma l'allenare non protesta. Cioè, se voi avete visto quello che hanno fatto i giocatori della Sampdoria dopo il fallo di mano di Amatucci a Genova, cioè, se ti devi salvare, secondo me devi giocare con un altro spirito. Poi adesso non voglio ripetere il solito refrain, no? Però è così. Cioè, lì la spinta su Lucchesi è clamorosa. Io lì per lì, in televisione, ripeto, ho avuto l'impressione, dico, ma mi pare una spinta netta. Però poi dopo ho visto che nessun giocatore, a parte Lucchesi, che aveva un po' protestato, dico, forse ho esagerato io, o forse dico, era una spindarella, ha un po' accentuato. Invece era netta. Cioè, quello sta saltato di testa e quello lo spinge con le mani. Comunque, vabbè, ormai non gliel'ha dato. Pazienza, diciamo che nelle ultime partite gli arbitri non erano stati così severi con noi come nelle prime. Adesso, e concludo, quello che conta sono queste sei partite. Purtroppo ci abbiamo queste due trasferte terribili contro squadre molto in forma, Cremonese e Brescia. E poi dopo le ultime quattro, due in casa e due fuori, ci abbiamo due scontri diretti con Veralpi e Ascoli. Scontri diretti, io dico, per i play-out. Che per me l'obiettivo è quello, speriamo di tenere dietro l'Ascoli e la Feralpi, perché l'obiettivo secondo me è quello. Gianni, la tua. Ma io cerco di dire qualcosa di diverso da quello che ha detto Gigi, perché non sono d'accordo naturalmente con lui, quindi per arricchire la trasmissione. La prima considerazione è che abbiamo fatto una bruttissima partita, quindi il Modena avrebbe potuto vincere sicuramente anche con un punteggio largo, quindi 2-0, 3-0, ci stava tutto. La seconda considerazione, e poi lo vedremo, è che la Ternana gioca Ternana-Modena così come ha giocato Modena-Ternana. E non a caso, siccome non è che gli allenatori delle altre squadre dormono, Bianco ha rifatto la stessa praticamente formazione che aveva fatto l'andata, mettendo due trequartisti, giocavano proprio tutti e tre, Duca e Tremolata, che hanno fatto esattamente le stesse cose che avevano fatto all'andata. Cosa quindi, che ti avevo segnalato prima sì, che iniziasse la partita. Hanno fatto le stesse cose, cioè, giocando sostanzialmente sempre in 5-6 a pressione dentro la nostra area, ci hanno tenuto lì tantissime volte, hanno cercato tanti triangoli, tante soluzioni dai e vai, e con questo tipo di approccio, lo dicevo con Marco Capuano, il capitano, la Ternana si è trovata a giocare praticamente uno contro uno dietro. Quindi i tre dietro c'avevano Duca, Tremolata e Gliozzi, tutti uno contro uno, e lì siamo andati in grande difficoltà. Ma a parte queste cose qua, la valutazione che faccio io della partita di sabato è che questa Ternana, e anche questo l'ha detto Marco Capuano, se gioca così perde sia a Cremona che a Brescia, perché, e probabilmente perde anche con l'Ascoli in casa, perché va fatto uno scatto, diciamo, in avanti. Non soltanto da un punto di vista tattico, ma lì è problema dell'allenatore, da un punto di vista mentale, prestazionale, di voglia di sopperire ai limiti tecnici anche con una corsa in più, con una voglia di fare qualcosa anche per il compagno. Da questo punto di vista mi rincuora solo una cosa, che anche questo l'ha detto Marco Capuano, tutti erano completamente cotti, quindi spero, mi auguro che nelle ultime sei settimane ci sia anche una ripresa da un punto di vista fisico. Una cosa che voglio sottolineare però, dentro questa fase negativa della Ternana, ci ho fatto il fogliettino, ve l'ho fatto vedere prima, è che se andiamo a vedere la classifica delle ultime cinque partite, primo è lo Spezia che ha fatto 9 punti nelle ultime cinque partite, e in effetti da una situazione di classifica difficile specifica del pacchetto di Mischia, pacchetto di Mischia naturalmente play out, certo, giusta considerazione. La Feralpi ha fatto 7 punti anche perché ha fatto quel colpaccio proprio a Cremona. L'Ascoli ha fatto 5 punti, quindi un punto a partita. Noi abbiamo fatto 4 punti. La cosa interessante è che il Modena ha fatto un punto in meno, 3 punti, ma soprattutto le squadre che ci sono in avanti in classifica, cioè Cosenza e Bari, hanno fatto soltanto 2 punti nelle ultime 5 partite. Siccome il nostro distacco da queste squadre è invariato rispetto, anzi con il Bari gli abbiamo rosicchiato un punto, è di 2 punti, l'auspicio, chiamiamola la speranza, desiderio, speranza, è che nelle prossime 6 si risucchiano ancora punti. Il Lecco poi anch'esso ha fatto 2 punti. Però io faccio l'avvocato del diavolo,
L'Ascoli e la Feralpi che ti stanno dietro, hanno fatto se fanno lo stesso discorso te li ritrovi. Esatto. Tu magari recuperi con senza bar e ti ritrovi. Però c'è il scontro diretto. Però c'è il scontro diretto. Citando il profeta Ario. Questo profeta Ario. Ho paura. Quando è così. Profeta Ario che visse nel 300 d.C. Cioè, i suoi adepti. Ti prometto che per la prossima stagione faccio un jingle, il pippone storico. Questo è il pippone. Poi, te lo introduco. Te lo vai, profeta Ario, che aveva questi seguaci. Poi fu subito nel consiglio. Gli ariani, no. No, l'arianesimo era la sua cosa. Però l'arianesimo è di Ario. Sì, però gli ariani l'arianesimo è un'altra cosa. Pensavo, scusa. Allora, insomma, la dottrina di Ario era quella di dire, ma non entriamo nei dettagli, però 300 dopo Cristo subito il concilio di Nicea lo fece praticamente fuori, però lui diceva sempre ai suoi adepti e ai suoi seguaci: questa è la mia profezia, seguitemi, ma potrei sbagliare. Almeno messo le mani avanti, seguitemi, ma potrei sbagliare, per cui io sono fiducioso, ma insomma non più come prima di Modena. Ale, allora mettici, diciamo che dopo Ario fatico. Dopo Ario, un attimo, la settimana scorsa con la strada stretta, stavolta con Ario fatico molto. Tu seguitemi, ma potrei sbagliare. Esatto. Allora, no, c'erano due aspetti che volevo sottolineare e li ha toccati Gianni. Il primo aspetto è che tutti i giocatori, escluso parzialmente di Stefano, stavano in condizioni fisiche, diciamo, ai limiti del presentabile. E quindi questo lascia pensare che la sosta abbia fatto più male che bene. Ma di contro fa pensare pure che abbiano lavorato toccando delle capacità condizionali importanti. E il secondo aspetto è la parte tattica del Modena, che si è messo col doppio tre quarti e la difficoltà che abbiamo avuto con i tre difensori a fare questa scalata in avanti. Tu, se non fai la scalata in avanti, il tre quarti si trova sempre questa palla scoperta, e il Modena ha fatto soltanto giocate veloci, triangoli 1-2, attacco alla profondità, è andato a porta quando e come voleva. L'altra difficoltà che abbiamo avuto, oltre alle tante, è stata quella comunque si andando a prendere il play. Purtroppo con questo modulo, con questo 3-5-1-1, fatichiamo ad andare a prendere il play offensivo. L'ha fatto faticanti per un paio di volte, ma poi logicamente il caldo e un po' la gamba, e fenomeno non c'è più riuscito ad uscire su Santoro, che è quello che ha giocato proprio basso davanti alla difesa. Palumba è stato seguito a uomo da Luperini, o se lo scambiano con Pittia quando andava proprio sull'altro lato del centrocampo. E questo ci ha portato a limitare Luperini, ma non ha limitato Palumbo. Loro ti hanno fatto facevano queste giocate veloci sul play, hanno iniziato sempre palla dal portiere o dai difensori, passavano per il play dove tu non ci arrivavi e ti tagliavano fuori due giocatori. Poi da lì veniva fatta una giocata veloce in base a chi era libero, o su Tremolata o su Duca, e da lì andavano a fare o triangoli o densità con la mezzala che arrivava, spesso e volentieri Palumbo è arrivato al rimorchio fronte alla porta dove poteva calciare, dribblare, imbucare. Come all'andata, uguale. Come all'andata, stessa identica partita. Potevano fare 2-3 gol. Comunque non l'abbiamo pigliata mai. Insomma. Quindi è stata fatta, io stavo dicendo a... In estrema sintesi. Io stavo vedendo la partita, è stata fatta praticamente un 100 minuti di fase di non possesso. Cioè non l'abbiamo mai giocata, per carità, Gigi ha elencato quelle 2-3 occasioni, ma sono state giocate estemporanee. Sì, un calcio d'angolo, un cross... Ha tenuto un po' fisicamente casa sola, ha tenuto, dove devo dire che non ha disdegnato, non ha crossato pure bene, esatto, non ha sfigurato. Secondo me si è evidenziato ancora una volta che esce Pereiro, Adernà si abbassa ancora di più, perché questa volta effettivamente Capuano è stato molto onesto, non è andato benissimo, ma ha giocato molto basso, perché comunque sia Gliozzi fisicamente è molto bravo. A differenza di Favilli, ha giocato tanti palloni, li ha protetti, ha fatto tante sponde per gli inserimenti degli altri. E quindi giocando bassi abbiamo proprio sofferto a fare le seconde palle, andare a vincere i duelli, a sviluppare il gioco. Scusa, e lo ridico per l'ennesima volta: quando tu giochi 3-5-1-1 con Pereiro a tutto campo,
i quinti e la punta e un mediano devono arrivare al rimorchio. O fai un ribaltamento di fronte, forte, e quindi vai sul giocatore singolo, che può essere Raimondo sullo spazio, che può essere un grosso per Favilli, che può essere una palla per Luperini, ma un ribaltamento rapido. Se no devi andare a occupare l'altra metà campo con 5-6 uomini, se no non sarai mai pericoloso. No, è proprio questo, scusa Alessandro, che volevo, visto che stiamo parlando dell'aspetto tattico, avete toccato tutto. Ma erano sempre in otto. Ma la cosa più... Questo l'abbiamo... No, però la cosa anche da sottolineare è che in questo momento, diciamo, come posso dire, la fase offensiva della Ternana è inesistente. È inesistente, perché? Perché è chiaro che con questo modulo ti deve dare una mano Luperini. Se Luperini non sta in giornata, è già... Ma poi ci vogliono i due esterni che attaccano, mentre in questo momento non attaccano. Allora, se devi giocare così, secondo me, bisogna, le prossime partite, perlomeno in casa, in trasferta, non lo so, rischiare con Pereiro e due punti. È vero che scoprirai il centrocampo, è vero che rischierai, però a sto punto, se non giochi con Pereiro e due punti, perlomeno in alcune fasi di gioco, perlomeno io, per esempio, col Modena l'avrei tentato. Allora, io in questo momento, vista la consistenza degli altri, Pereiro non lo tolgo mai. Ma se gioco con Pereiro e un altro attaccante, soprattutto con Favilli, rendo la manovra offensiva praticamente inesistente. Allora devo giocare con Pereiro e due attaccanti, secondo me. A meno che non ritrovo la forma dei due esterni, cioè che Casasola e Carboni si trasformano in due esterni di grandissima, come posso dire, incisività, oppure Luperini rigioca la partita tipo quella che ha fatto a Lecco, per dire, oppure quella che ha fatto anche a Palermo. Deve rimettere come quando c'era Falletti. Falletti deve due punte, deve fare Pereiro. Perlomeno in casa, poi magari fuori casa no. Magari ci avrà meno dinamismo di Falletti, farà Pereiro una cosa. Però devi giocare con due attaccanti. Però devi giocare con due attaccanti. E magari a Pereiro gli chiedi un sacrificio in più, lo può anche fare. Ma anche perché è cresciuto fisicamente Pereiro, lo dicevamo. Secondo me un sacrificio te lo fa pure. E poi c'è pure Luperini che si inserisce. Se giochi 3-4-1-2, Luperini non gioca. Luperini non gioca. Mi pare evidente. Guarda, non lo so. Io toglierei Pitia, perché in questo momento... 3-4-2-1, Luperini, Pereiro, una punta. Oppure 3-4-1-2. Ma l'avete visto Pitia, scusate? Io credo... Certo che l'ho visto. Allora io tolgo Luperini, no? Ma Luperini però non fa quel lavoro che fa... Poi non capisco anche da questo punto di vista, ma magari, scusate, c'entra poco. Perché non gioca più De Burr in quel ruolo? Perché De Burr, secondo me, do una lettura mia... De Burr non ti dà equilibrio, l'ha detto pure, il mister. Finché ha giocato De Burr, secondo me stavamo andando meglio. Pitti, da quando è rientrato Pitti, è l'unico che ti va a fare secondo palle. Secondo me è riuscito a fare una prestazione peggiore di quella di Raboio. Secondo me Pitti ha giocato una prestazione peggiore di quella di Raboio. De Burr a Genova, compreso il gol che si è mangiato. Stava spesso e volentieri fuori posizione, spesso e volentieri troppo alto. Quando tu ti metti in quel modo, lasci il centrocampista centrale alle avanzate degli avversari. Quando abbiamo fatto la rimonda con Breda, a parte giocavano Raimondo e Di Stefano, ma giocava De Burr al centrocampo. Posso dire una cosa? E non giocava Pitti. Ci metto 15 secondi. Sinner agli Australian Open sta sotto 2-7-0 e non mi ricordo quanto, il terzo set contro Medvedev. Sembrava non trovare più il bandolo della matassa. Pagnozzi, l'allenatore, lo prende da una parte, perdeva 5-1. Al secondo set perdeva 5-1. 5-1 al secondo. Al secondo perde 5-1. Al secondo l'ha perso. Però stava 5-1 sul secondo. Dopo lo perderà, però Pagnozzi lo chiama e gli dice: guarda, visto che stai 5-1, proviamo qualcosa di nuovo. Mettiti 2 metri più indietro sulla battuta di Medvedev e cerca di far giocare lo scambio. Da lì recupera parzialmente, perde il secondo set, 6-3 però. Esatto. Perde il secondo set 6-3, poi dopo inizia il recupero. Allora vai però a Cremona, la similitudine è questa: vai a Cremona, non c'è niente da perdere, prova qualcosa di diverso. Io ce l'ho un'idea da provare. Esatto, io quello volevo l'ultima cosa. Qualcosa di diverso per forza, mo bisogna vedere che cosa. Qualcosa però che volevo includere. Pitti in questo momento lo metto fuori. Vai, fa qualcosa di diverso. Cioè, io ce l'ho l'idea. Ma dopo ve la dico. Erano due elementi. Per matto, ma... Il primo, che giocavamo contro una squadra che è stata molto brava e abile nel palleggio, ma guardate che il secondo tempo, appena entrato Di Stefano, abbiamo fatto due occasioni, abbiamo avuto due calci d'angolo di seguito, se venivano attaccati, se fossero stati attaccati con più continuità, cioè quando ho preso di testa che andavano in grossa difficoltà, l'aspetto numero uno, quindi un minimo di convinzione avrebbe fatto la differenza. E aspetto numero due, al netto dell'infortunio di Sgarbi e al netto della difficoltà che stiamo trovando a trovare il braccetto destro, perché non mi metto a 4? Oh, vedi, mi ha anticipato. Il Modena che cosa ha fatto? Il Modena ha giocato con due centrali bloccati. Allora retrocediamo. Io dico una cosa, io sono d'accordo. Breda però oramai c'ha la sua, tra virgolette, comfort zone. Ma prendi gol, non sei pericoloso.
subisci per tutta la partita, siamo un attimo in difficoltà, ok, dovrà riprendere condizione atletica eccetera, adesso hai perso Sgarbi, stai in difficoltà e mettiti a 4 e provaci, giochi con play, il Modena ti ha insegnato, Sorensen e Capuano centrali, esterni? Casasola, Gosu, Carboni, Casola, Terzino, non lo so, io credo che io Sorensen, quello che dico, capito? Sorensen oramai, allora io gioco Capuano centrodestra e Lucchesi centrosinistra. Carboni Casasola. Attenzione perché Sorensen può fare terzino. Perché comunque sia, però Carboni Casasola non so proprio terzini. Perché comunque sia, l'ha detto bene Breda in conferenza stampa. Le conferenze stampa di Breda sono lezioni di calcio. E secondo me spesso vanno ascoltate. Dopo vanno. Lui, cioè il partire a 3 o a 4 è soltanto un discorso numerico. Sì, sì. Perché poi sostanzialmente, spesso e volentieri, la Ternana o con Carboni o con Casasola ci scivola a 4. Questo lo fanno tutti. Questo ormai lo fanno tutti. Però questo è ma partici di base. Allora tu gioca con due centrali e Amadouci che si imbuca centrale. Allora, e avvii l'azione in maniera pulita. Bene, però allora non cambia niente. Lo sai qual è? No, guadagni due giocatori sulla linea. Lo sai dove si è ingrippato Breda, secondo me, su questo? Quando lui fa la difesa a 3, nella difesa a 3 con Sgarbi e prima ancora di Aguidè, i due braccetti erano essenziali perché arrivavano addirittura nell'area avversaria. Salivano pure, no? Adesso, perdendo Sgarbi, dalle mura quel lavoro non te lo fa. Perché mangino. E quindi tu perdi quella superiorità che avevi con i due braccetti. Allora, a questo punto, la difesa a 4, tu la vuoi fare, ricordatelo che Sorensen alla Juve faceva il terzino destro. Sì, avevano ragione. Sorensen ci ha giocato tante volte il terzino destro. Noi ci siamo salvati con Liverani, che schierava Contini, che era un centrale, al terzino sinistro, sì. E ha fatto ottime partite. Allora, tu puoi giocare anche con due terzini bloccati, Non è che te lo dicevo... Però ci devi mettere Sorensen, no, Casasola, forse. Infatti, il primo tempo, infatti, il primo tempo... Cioè, non è che c'hai l'obbligo di farli spingere, il primo tempo ti sono venuti... Ti sono un terzino, lo puoi mettere in mezzo. Rinunciamo anche però a Casasola. No, però il problema è che Casasola terzino, secondo me, non è tanto. Boh, non lo so, ma poi adesso le soluzioni possono essere tutte varie. Okay, posso parlare? Dilla. Allora, io, quello che avevo preannunciato, l'idea mia era quella di passare a 4, ovviamente. Ma io gioco con Sorensen e Capuano, centrali, Carboni e Casasola. Con Casasola che spinge di più, Carboni più bloccato. Centrocampo a 3. Faticanti davanti alla difesa che scivola a fa il terzo eventualmente difensore, che era quello che faceva De Rossi nella Roma, per capirci. Amadouci, De Boer, gli altri due centrali, Pereiro, Di Stefano, Raimondo. Questa è la mia formazione, è un 4-3-1-2, per capirci. Anche perché se tu vai a guardare le ultime tre partite della Ternana, Vitti a posto di De Boer e ci faccio. Vitti a posto di su gusti. Amadouci, faticanti invertiti. Perché? Te lo motivo, perché l'avvio dell'azione, con Amadouci è più fluido, faticanti sulle seconde palle di destra è più forte. Però davanti alla difesa, faticanti forse fa un po'. Lo lasci a schermare, e basta. Sì, ho capito, Gianni, se uno sta cominciando a ragionare in questa maniera è perché siamo alla disperazione, non so se è chiaro il concetto. Bagnozzi, io suppongo che anche mister Breda qualche domanda se la faccia, visto che però secondo me a 4 chi ci mette a braccio, secondo me a 4 non ci passa. Però sono d'accordo con te, però io sono convinto che a 4 sì, ma è un 4 mascherato, perché alla fine se spinge solo Casasola, Carboni sta più bloccato, più o meno rimani a 3. Anzi, più o meno rimani a 3. O metti addirittura Lucchesi a terzino. Lo sta facendo anche. Zaffaroni che con scivoli. Zaffaroni con Martella Gigi, lo sta facendo. Sì, Gigi ha detto prima, diceva passare dalla difesa a 3 a 4. No, io, l'ha detto Breda, sì, tu lo rilanciavi. Ecco. Però faccio presente che a Bari, a Palermo, scusa, che giocava Corini con la difesa a 3, arriva Mignani. Scusate, e vuole fare la difesa a 4. Cioè, che l'ha fatta sempre, mancano sei partite anche a Palermo, Ma io sono d'accordo con De Rossi, De Rossi a Palermo lo possono fare, è andato alla Roma a sostituire un certo Mourinho, la partita d'oggi era a 4. Ma io sono d'accordo con voi, cosa che, sia... che non si può fa, ma chi l'ha detto? Dopodiché fammi finire, dico che Breda non lo vuole fare. Io dico, vieni da tre partite in cui hai fatto 3-4 tiri a porta in totale e ne hai subiti una trentina. Qualcosa di inventare. Cioè, di fronte all'evidenza io qualcosa cambio, anche per scaramanzia, anche per la legge dei grandi numeri, qualche cosa provo a inventare. E l'unica invenzione che puoi fare, visto che Nghessan sta ancora in terapia intensiva, non lo so che c'ha le vene varicose, ormai gli saranno venute a forza di stare in panchina. Sgarbi in gelo più. Magari in panchina.
Fai giri. Comunque dice a Giacomo Pereira 2 punti, su. Ecco, questo poi dopo come il resto è da vedere. Poi dopo se stai in vantaggio puoi 2 punti pure, no? Puoi coprirti un po' di più. Punti, beh, ma Di Stefano è uno, per esempio, allo stesso Pereira può fare come dicevamo prima, sì, un gioco un pochino più sacrificato. Di Stefano pure la mano. Un certo Costantino Favasuli che comunque sia quel lavoro lo può fare in maniera egregia, secondo me. Favasuli, che fine ha fatto questo? Io è un appendicite, sono 2 settimane nella riabilitazione. Sì, spero per Breda che il ragazzo ancora non sta benissimo, perché sennò questo averlo dimenticato completamente mi sembra un errore. Lui sta puntando su 13-14 giocatori. Sbaglia. Però dopo è quello che succede. Perché se ne fa male uno, perché due. Perché non te salvi così. Ho detto seguitemi, ma potrei sbagliare. Allora, tanto vale, io gli direi così Breda. Ragazzi, no, a prescindere dal discorso del modulo, che comunque sia, c'ha un suo fondamento e c'ha una sua verità. Io dico una cosa in maniera tranquilla e un consiglio che do a Breda: secondo me, in questo momento la Ternana non sta nelle condizioni di poter dire scelgo lui piuttosto che l'altro e lascio fuori Sorensen per X motivi. A Genova è andato male, sì, ma lo devi recuperare. Viviani lo lascio fuori per gerarchie? No, Viviani non fa sta comodo. Bene ancora, dai. Ho capito, però all'interno del gruppo, all'interno del gruppo, lui ha detto che l'ha fatto per gerarchie, io sono d'accordo, però secondo me all'interno del gruppo tu non puoi scegliere, perché poi purtroppo il calcio ti porta di fronte a queste problematiche, vedi Sgarbi e Iannarilli, che se tu hai lasciato dietro i giocatori non te li ritrovi, certo. E siccome lui è stato sempre molto bravo e molto attento al dire che puntava nelle rotazioni le sue squadre sono sempre state fatte da 17-18 giocatori, io quello me l'aspetto. Non puoi scegliere o l'uno o l'altro. No, fermi tutti, se perché sta bene Viviani e abbiamo scelto di non farlo giocare, è grave. Al momento questo è un giocatore esperto. Io lo volevo dire, però non sta bene. Evidentemente ancora non sta bene. Bene è una parola grossa, anche perché ha fatto l'ernia, era Natale, mi sembra, era sotto Natale. No, ma ancora probabilmente non è pronto, su, dai. Forse penso, Mi concedete di andare in pubblicità? Grazie. Come le pare. Regia, come me pare, pubblicità. Automotive Center, unico rivenditore multimarca per Terni e Roma che grazie alle partnership commerciali con i maggiori brand del mercato automobilistico e finanziario offre i migliori prezzi ed i migliori servizi su auto nuove, chilometro zero, aziendali ed usate di tutte le marche. Automotive Center è anche centro assistenza autorizzato Fiat e Fiat Professional. Automotive Center è a Terni in Viale dello Stadio 91, a Maratta Bassa, in Via Venucci 31. Visita il sito www.automotivecenter.it. Stai facendo investimenti? Vuoi formare il tuo personale o digitalizzare la tua impresa? OBM Consulenza è il tuo partner per la finanza agevolata. Pensiamo a tutto noi, al tuo fianco per costruire il futuro della tua azienda. Approfitta della nostra consulenza e contattaci allo 0744 08 0761. Il nostro consulente sarà a tua completa disposizione. OBM Consulenza. Guardiamo al domani. Centromatic è innovazione e competenza. Uno staff qualificato garantisce interventi a domicilio per l'installazione di cancelli automatici, porte da garage, citofonia, videosorveglianza e antifurto. Centromatic è a Terni, in via Luigi Corradi numero 9. Telefono 0744 81 27 40. Generali mi tutela mentre svolgo il mio hobby preferito. Proteggi i miei spostamenti e quelli dei miei cari. Mi aiuta a realizzare i miei sogni. Si prende cura di me e mi tutela in caso di imprevisti. Lavoriamo per essere i vostri partner di vita. Generale, assicura, protegge. Tua. AET, da mezzo secolo nel settore assistenza, ricambi e vendita dei principali marchi di elettrodomestici. AET, all'avanguardia nei prodotti di condizionamento e refrigerazione civile ed industriale. AET lo trovi a Terni,
in via Leardi 2 e servizio tecnico in via Fornaci 14 AET. Officine meccaniche Regildo, da oltre 30 anni al vostro servizio. Diagnostica elettronica, autoriparazioni, gommista, soccorso stradale e tanti, tanti altri servizi a vostra disposizione. Officine meccaniche Regildo lo trovate in via Enrico Fermi 18 a San Gemini. Gelattolo, un tuffo nel piacere. Autocarrozzeria Sipace Group. Dal 1974 amiamo la tua auto. Professionalità, attenzione al cliente, materiali ed attrezzature moderne ed ecosostenibili. Sipace Group è all'avanguardia per tutte le riparazioni auto in un ambiente ampio e controllato. Sipace, servizi auto a 360 gradi. Meccanica, elettrauto, servizio gomme, cristalli e aria condizionata, soccorso stradale e pratiche auto. Informati e fidati. Da Sipace è meglio. Autocarrozzeria Sipace Group è a San Gemini, via Fermi 20. Telefono 0744 24 17 61. Centro Pneumatici Maratta. Pneumatici delle migliori marche ed occasione a prezzi imbattibili. Riparazione, sostituzione e manutenzione di pneumatici per auto, veicoli commerciali, autocarri e rimorchi. Esperienza e professionalità al tuo servizio. E sempre la scelta più conveniente. Chiamaci per un preventivo o vieni a trovarci in via Lessini 21 a Terni. Telefono 0744 30 14 24. Dog e Cat, felici e contenti, vi aspetta con oltre 450 metri quadri dedicati ai nostri amici animali. Un'infinità di proposte di cibo secco, umido e snack per l'alimentazione del gatto e del cane. L'acquariologia, con il meglio per il tuo acquario d'acqua dolce e salata. Il reparto volatili e piccoli roditori. E tantissimi accessori per l'igiene, la pulizia, il trasporto, i collari, guinzagli e giochi. Dog & Cat ti aspetta da Spazio Verde, in strada di Maratta Bassa 91 a Terni. Bene, eccoci tornati in studio. Direi, regia, se ci mandi gli highlights, li commentiamo e poi dopo cominciamo l'analisi con Gianni. È andato subito di spalle. L'arbitro ha lasciato Iannarilli per terra 3 minuti almeno. Sì, sì, è stato... Con Iannarilli che strillava. È vero che deve seguire il pallone, ma il guardia lì nel quarto uomo. Lì qualcuno doveva chiamarlo per forza. Se perché non mi è piaciuto, più... però diciamo, ripeto, mo rigore, non mi ha convinto, ma questo. Però quelle sono questioni personali. Quella è grave in assoluto. Sai una valutazione dell'AIA, quest'arbitro, quant'è in classifica? Ultimo. Ecco, ci hanno mandato a noi. Bene. Beh, probabilmente se facevi la somma dei punti dei nostri eravamo la peggior partita della settimana. Beh, però magari lotta per la salvezza. Ma adesso veramente tu mi vuoi dire che ha inciso l'arbitro tutta la partita? No. Beh, se ci dà il calcio di rigore sì. Ma manco sta sugli highlights. Cioè, non sta sugli highlights però... perché la Ternana non è capace a sottolineare gli episodi a suo favore, gli altri sì. Ti ripeto, mo non sto dicendo che era un rigore che si vedeva dallo spazio. Non è corretto perché hanno giocato meglio, sono stati più squadra e noi non siamo scesi in campo. Però Enrico, pure visto dal campo, ti dico che i primi 20 minuti, anche di più, a Favilli gliela fate da in tutti, hanno menato sempre da dietro. Perché tu non sei lasciato, che poi a un certo punto Favilli, avendo letto in gioventù il De Manini, si è ricordato, ha detto, ma è stufato, perché il quarto fallo quando fallo, andava sotto distendia. Tu non fischi, è andato dall'arbitro, gli ha imbruttito, azione dopo, fallo fischiato e ammonizione del giocatore del Modena, esatto. Subito. Però diciamo questo ha influito poco, secondo me quell'episodio, tu fallo in un altro campo. Per me non è rigore, va bene? Ecco.
Vabbè, te lo dico, perché è uno dei contatti di gioco. Poi magari con le regole di oggi ti danno anche rigore, ma beh, insomma ce l'hanno dati. La regola di oggi, la regola di oggi dice che le due mani si spingono, fallo c'è, e c'erano le due mani sulla schiena di Lucchesi. Sì, ma poi secondo me lui va a saltare e quello lo spinge. Poi ti ripeto, io non sto dicendo che è un calcio di rigore spaventoso, sto dicendo che nel calcio ridicolo di oggi, nel quale basta una spindarella per cui l'arbitro fischia fallo, a me non si sta. Poi dopo, secondo me, non è mai rigore, ma perché magari l'ho fatto 100 volte. Sì, ma però, siccome contro te li danno, calcetto, sempre li danno anche a favore. Secondo me l'andamento non è andato bene l'arbitraggio, come proprio ha indirizzato la partita. Poi, ripeto, questa non vogliamo accampare scuse, ecco, no? No, no, nessuna scusa, neanche lo volevo toccare. Eh beh, figuracci, intanto dammelo il calcio, perché a Genova, mi pare che sia successo un'altra cosa. Cioè, è successo il calcio di rigore che c'era, però la Sampdoria ha fermato il gioco, a costo di fascende un dirigibile. Sì, ma quello non è discutibile, capito? Quello lì non è un rigore discutibile. Ma pure questo, secondo me, questo qui per protocollo, ma manco il VAR interviene. Ma guarda che con le regole di qualche anno fa non è rigore neanche quello di Matucci, perché era girato. Sorvolerei, perché la prestazione è stata... Siccome sono il conduttore di questa trasmissione, mi rifiuto di indirizzare la trasmissione a dire però l'arbitro già ha un rigore, perché saremmo ridicoli. E io fammi ritenere una tutta Italia, non gioia. Mi dispiace, questa è una partita del Modena, merita di vincere 3-4-0. Ma tu non hai visto mai partite che tu che ti attacchi a un rigore e mi fai ridere. Mi fai ridere a me, figura di chi ti guarda da casa. Dai, su, per cortesia. Il calcio è diverso. Gianni, che hai preparato? No, fammi finire. No, basta. No, mi fai finire, per favore. Ho visto 2000 partite nelle quali una squadra merita di perdere, le vince. Te ne cito una. Pisa Ternana. Ternana su Tirol, 1-0, calcio di rigore alla fine, poi fai 1-1, quindi non significa niente che abbiamo meritato di perdere. Ma è un rigore inesistente però. Ma non è inesistente, per niente inesistente, non l'hai visto bene, se vede. Non è, ti posso dire che non è netto. Il rigore su Tirol era... Appunto, c'era. E hanno pareggiato, l'hanno meritato? No, però il rigore ce l'ha, gliel'ha dato, hanno pareggiato. Ma che non c'era il rigore. Appunto, sto dicendo che non è che se tu meriti... Ma parlate di un errore arbitrale, ma un rigore che non c'era. Però non è che loro hanno detto meritavamo di perdere, io questo voglio dire. È chiaro che noi meritavamo di perdere, ma intanto l'episodio c'è. Vabbè, noi comunque onestamente abbiamo rubacchiato il punto, anzi abbiamo... Sì, assolutamente. Ma, sentite, assolutamente. Gianni, che hai preparato, per favore? Ferma immagine. Il primo è quello che Alessio ha chiesto, proprio quello che dicevamo prima, cioè andata e ritorno, le due partite. Ho chiesto ad Alessio di dividere lo schermo perché questa era l'andata, dove si vede una cosa che avevo fatto vedere già l'andata, questa sovrascrittura l'avevo fatta già prima, Duca, Tremolata e Palumbo in un fazzoletto. Prego Alessio, vai con la partita di sabato. E giocavano tutti a ridosso lì dell'area di rigore. Gli avevo chiesto adesso di dividere lo schermo, perché se sarebbe visto meglio. Ma non è buono, no? Su. No, mo vedrai come lo fa. Dirai, quando ce ne dici. Ho detto di dividere lo schermo. Eccolo subito. Arriva. Non si vede, non si vede. Ecco, bello cazzino. Ha fatto bene, muto. Ha fatto bene. Ho rassegnato. Ma gliene hai detto due, l'ho preso io. È uguale. Si è sentita, però. Però la richiesta è venuta da te. È giusto. Oh, ecco. Allora, praticamente. Vedi? Chiacchierata a vanvera. Lo vedi? Ricorda qualcosa? Ecco, Modena, lo leggo io se non si leggerà. Modena con lo stesso sistema di gioco adattò all'andata. Due trequartisti e una punta. Evidentemente Bianco ha detto, sai che c'è? Io lo faccio un'altra volta. Come Terence Hill quando l'ho preso a schiaffi con lì, cioè, hai capito? Non te lo rifaccio. Paradossalmente l'andata avevamo giocato leggermente meglio, però abbiamo perso. Stavolta abbiamo giocato peggio. Hai visto com'è? Te lo rifaccio vedere. Vai, andiamo avanti, Ale. Questa invece è l'unica azione bella della Ternana. No, adesso l'abbiamo fatto. Me l'hai chiesto, ora te lo faccio vedere tre ore. Avanti. Allora, questa è l'unica azione bella della Ternana. Da quinto a quinto, ecco, un classico del 3-5-2. Carboni che lancia lungo, com'è una bozza Carboni? No, ma questo è un bel cross, dai, al bacio, la rimette benissimo. Ma come ha fatto Vizio? Mamma mia. Allora, Casasola non è assolutamente in fuorigioco, come si può vedere. No, la rimette bene pure poi, no? E non si vede, tra l'altro qui la Ternana, ecco, riempie molto bene l'area, sia come numero di giocatori che come scaglionamento. Infatti prendi la palla. La puoi rimettere Alessio, per favore, indietro? Comunque, secondo me c'ha di dove sta la grafica? Senti, ma tu segnavi? Guarda, decisamente. Guarda, attacchiamo l'area in 1, 2, questa è una buona azione, 4, 6 e subito a ridosso ci sta... Tanto bene capita a Pizzi. Chi era? Ah, beh, cosa, Lucchesi. Quindi attacchiamo bene l'area, ben scaglionati. Pitia
non è in fuorigioco neanche Pitia, perché riceverà la palla che c'è un difensore del Modena proprio sulla linea, e sì, eventualmente fuori gioco sarebbe stato Di Favilli un po' prima, ecco, qui è regolare. Sì, forse prima. Certo che qui comunque fuori gioco non fuori gioco. Scusi, non è facile dire. Per ragionamento che dicevi, se segniamo non ce lo pigliavamo perché non meritavamo di vincere, dico. Come ce lo pigliavamo? Ah, ecco. Ma io perché questo non capisco? Nel calcio vince anche chi non merita. Cioè non è che se meriti di perdere non devi il gol. Potresti non toccarmi in continuazione, sei fastidioso. No, mi rivolgo a loro che ancora danno segni di lucidità. Ma non mi sembra che invecchiando peggiora, peggiora male poi. Cioè non è che... Ma questa è la tua opinione, eppure, la maggioranza delle persone. Eppure l'arteriosclerosi si urmagna, guarda, secondo me è troppo sole. Questa è la tua, hai preso troppo sole. È la tua modesta opinione, mentre invece la maggioranza delle persone non lo ritiene. Famoso invecchiando un bacino. Allora, invece l'ultimo è quello che dicevo prima, 3 contro 1 a ridosso dell'area piccola e lasciamo tirare Zaro, senza riuscire a togliergli palla. Allora qui probabilmente è anche un discorso... Ah no, qui... questa è un'altra situazione... in cui si vede faticanti che si perde Santoro. Quello che ha detto prima Alessandro, anche qui non ci siamo visti, se la puoi rimandare, ecco, fermala qua che la commento. I 5 difensori della Ternana ben schierati, si vede proprio la linea 5, quella in verde. In blu si vedono praticamente i riferimenti, come dice sempre Brera, di ogni calciatore. No? Vedi, Luperini su Palumbo, è stato praticamente a uomo quasi tutta la partita. Pitia, che c'aveva l'altra centrocampista, non mi viene il nome del Modena, Pereiro, tutti quanti scaglionati, i 3 centrali, ognuno con il suo, Duca Tremolata, in rosso faticanti, che si perde Santoro, e Santoro da lì farà l'assist che... Loro per tutta la partita hanno dato il riferimento ai 3, guarda, guarda Santoro, vedi Santoro libero, ecco. Faticanti se lo perde perché guarda la palla, e lì la mette, mi pare, a Tremolata. Cioè, è vero anche che ce l'hanno nascosta lì su stazione. Qui ce l'hanno nascosta, però sono stati bravi perché per tutta la partita vedi che fanno, sì, sempre questo, specchietto, uno, due, e attacca la profondità, sì, sì. Scarico, attacca la profondità, palla avanti, palla dietro, palla avanti, palla dietro. Però qui la difesa era messa bene, i riferimenti stavano, erano bene, tutti quanti messi, cioè, bene, si è andato in inferiorità a quel i punto, faticanti capita, per carità, però no, poi se non giochi da 2 mesi capita, sì, sì, capita. Poi l'ultima invece il discorso di Zaro, eccolo qua. Quello che ho detto prima, cioè secondo me qui è anche un discorso di stanchezza, perché rimanere in 3 contro 1, addirittura erano 4 perché poi ci sta dietro tutto. Tu dici che qualcuno l'ha al piede. Si gira in casa sua e non riesce a togliergli palla, mi sembra un po' grave, a un difensore. Ma perlomeno non lo devi far tirare. Ecco. Ma com'è possibile, ecco, una roba del genere? Dai. Perlomeno lo devi far tirare. Dopo ti faccio notare un paio di cose. Beh, tutto qua. No, dicevo che Maggiolini maliziosamente diceva, cioè, ma non è, ma secondo me lì non è che la squadra soffre, non è questa l'azione, ma io non sono convinto che non sia così, dai, speriamo. Ma dopo ti faccio vedere, ti faccio notare un paio di cose, ma va bene, che vogliamo fare, pagelline?